Bella a tutti ragazzi, qua è Leo, siamo qui tornati con il secondo Scobuilder in 6 minuti su questo canale. Siamo qui con Ronaldo. Ronaldo il fenomeno, Ronaldo Luis Nazario de Lima. La sua versione 94, quella più forte di quelle che si possono trovare nei pacchetti, perché c'è, ci sarà anche la versione 96, che è quella che avevate impresso se avete preso la Icon Edition, che sarà disponibile solo con le sfide. Quindi di questo Ronaldo abbiamo la versione 94, che è la versione migliore sul mercato. 5 stelle per regole, 5 stelle massa abilità, veloce, dribbling, tiro, fisico, passaggio. È la carta secondo me perfetta, la proveremo in questo Scobuilder in 6 minuti. Sono sempre sull'account del mio amico che ha venduto Pelé e si è preso Ronaldo, e perché non provarlo? Stavolta per il secondo e il terzo giocatore, perché vi ricordo che solitamente prendo solo un secondo giocatore, ma essendo un icon, quindi se prendo solo un giocatore posso tranquillamente fare tutta una squadra di un solo campionato. Volendo, dovendo fare ibride per regola, devo prendere due giocatori di due campionati e nazionalità diverse. Questa volta rimango un pochino più basso con un minimo compra ora e il massimo compra ora, perché i crediti non sono tanti, quindi cercherò di utilizzare soprattutto giocatori che ha già nel club. Quindi prezzo minimo 5.000, prezzo massimo 15.000 lo metto io, però prendo i giocatori secondo i criteri che mi ha messo Dino, ovvero seconda pagina quarto giocatore e sesta pagina primo giocatore. Quindi andiamo fino alla seconda pagina, il quarto giocatore 1, 2, 3, 4 è Blandi, ATT, ok, bella merda, mentre la sesta pagina il primo giocatore è, attenzione, sesta pagina primo giocatore, Elustondo e Blandi, perfetto. Eccoci qua, Ronaldo, Elustondo e Blandi sono la formazione. Ovviamente dovremmo trovare di nuovo un modulo con due punte, quindi 3, 2, 1, 4, 2, 3, 1 non ha due punte, 3, 2, 1, 4, 2, 2, 2, ok, questo sarà il nostro modulo. Abbiamo due punte, abbiamo il terzino, quindi perfetto, possiamo confermare e possiamo subito far partire il nostro tempo, quindi 6 minuti di tempo partono adesso. Ok, adesso dobbiamo trovare il modo di completare qui tutta la squadra. Allora, cercherò di farla con giocatori che abbiamo già nel club, oppure che costino il meno possibile. Quindi, come fare? Non lo so bene, però possiamo andare a vedere COC intanto, argentini che ci sono magari nel mio club, questo è della Liga 2, ok, no, quindi no, va bene, possiamo andare su giocatori sperimentali e vedere cosa possiamo prendere. Potremmo prendere questo Belluschi che dà una tripla intesa, che sarebbe una cosa molto interessante, tra l'altro non è nemmeno tanto male. Ci sarebbe Lanzini, ma non si collega bene. Vanega non mi piace tanto come player. Questo Belluschi non sembra male, quindi potremmo mettere proprio lui, che dà una tripla intesa al nostro carissimo Blandi, che può stare blando, tranquillo. Poi, io direi qui di prendere un difensore centrale spagnolo, guardiamo cosa ha nel club, per dare una doppia intesa. Marzano potrebbe essere interessante da spostare di là, però vediamo. Se no, spagnolo, andiamo sulla Liga, su giocatori sperimentali e vediamo cosa possiamo creare. Quindi la Liga Santander, giocatori sperimentali, difensori centrali. C'è Martinez che darebbe una tripla intesa, che non è per niente male. Se no c'è Nacho Fernandez. Andiamo su Martinez, voglio dare una tripla intesa, tanto non è una brutta carta, quindi perfetto. Poi, come muoverci qui non lo so assolutamente, perché qui sì, potremmo prendere un centrocampista difensivo centrale argentino, non della Liga, cioè di qualsiasi campionato, per vedere di spostarsi. No, non questo. Giocatori sperimentali, possiamo andare a prendere anche Biglia, che non è male, l'ho provato e non è per niente male, e poi spostarci nel Milan, quindi qui andare a prendere un altro giocatore del Milan. Quindi andiamo in Serie A, andiamo nel Milan, prenderei che sì, molto probabilmente, però guardiamo chi c'è. C'è Montolivo, aspetta, centrocampista, siamo a 3 minuti e mezzo ancora dal termine, quindi c'è tempo. Giocatori sperimentali, anzi, nel mio club c'è solo Montolivo, c'è anche Conti, ma non mi interessa, perfetto.
Quindi possiamo andare a prendere Kessié, assolutamente. Bonaventura è un po' troppo offensivo. Kessié è bello buggato e ci sta alla grande, non nella versione Must Watch, ma nella sua versione normale. Tanto qui possiamo spostarci dove vogliamo. Vorrei vedere se ha Bailly. Non ha Bailly, non centrocampista, ma ruolo attuale difensore centrale. No, a Smalling, avesse avuto Bailly magari avremmo potuto collegare qui con la Costa d'Avorio e sarebbe stato un'altra cosa molto interessante, però per il momento non ce l'abbiamo, quindi vediamo un pochino come giostrarsela. Vorrei mettere magari un COC della Costa d'Avorio, un centrocampista, magari non della Premier League, ma di qualsiasi campionato della Costa d'Avorio, così da spostarci in un altro campionato appunto. Quindi Costa d'Avorio. Il mio club c'è Fofana, eccezionale, ma è sempre la Serie A. Giocatori sperimentali. E a Touré l'abbiamo provato nello scorso episodio. Io vorrei provare questo Gradel che è stato spostato a COC. Anche lui 4 stelle massa abilità. Sembra una carta abbastanza interessante. E ci spostiamo nella Ligue 1. Nella Ligue 1 vuol dire una cosa, che dobbiamo dare un altro collegamento a Inigo Martinez. Adesso, difensori centrali spagnoli nella Ligue 1, non me lo ricordo. Portieri nella Ligue 1, francesi, idem. Mi sa che non ce ne sono, però andiamo a vedere. Quindi Spagna, Ligue 1, non ce n'è. Né portieri né qualsiasi, non ci sono, non nel mio club, ma giocatori sperimentali. C'è Yuri, no, non c'è nessuno che ci può aiutare. Quindi dovremo prendere un portiere della Liga che si colleghi con il difensore centrale. Difensore centrale che deve fare una tripla intesa. Buono. Mi piace quando si fa difficile la situazione e manca appena un minuto al termine. Perfetto. Quindi andiamo, giocatori sperimentali. Non voglio rimettere Marquinhos, voglio fare una tripla intesa. Allora, potremmo prendere Rami, che è orribile, Perren forse è quello migliore. Oppure Marcelo e Marsal si chiama, qua il terzino sinistro. Andiamo a vedere il terzino sinistro. Non è il mio club, ma è un giocatore sperimentale. 44 secondi. Perren ho messo. Non ce n'è del Saint-Étienne. No, mettiamo Marsal perché non ho tempo. Mettiamo difensore centrale. No, 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 no. Giocatori sperimentali, 27 secondi, ce la dovremmo fare. Poi mettiamo Marcelo, Marsal e poi un portiere spagnolo della Liga. Ce la facciamo, ce la facciamo. No, spagnolo, brasiliano, non nel mio club, ma giocatori sperimentali. Neto, perfetto. Ok, la squadra è completata, hanno tutti pieni intesa, che si è con 8 ma perché è un CC. Quindi perfetto, anche è anche finito il tempo tra 3 secondi. Ci vediamo con la squadra completata. Ok, la squadra è completata, ci sono tutti, c'è Ronaldo che è quello che conta, c'è la Ligan, la Serie A, la Liga Argentina e la Liga, quindi sono 4 campionati più la leggenda, 5 campionati, abbiamo Costa d'Avorio, Brasile, Argentina e Spagna, quindi 4 nazionalità, diciamo una bella ibrida devo dire, sono abbastanza contento, stavolta abbiamo finito anche in tempo, quindi andiamo a cercare un avversario online. Ok, ecco qua il nostro avversario che è M1860, che è una bellissima squadra, un'ibrida tra Serie A, un po' di francesi, c'è Bale, c'è Mbappé, Must Watch, c'è Martial, una bella, bella squadra, sarà difficile da contrastare. Attenzione al filtrante, lo stondo non è abbastanza veloce, bravo Neto, così si fa. Si aspetta la palla che almeno ti anticipa l'attaccante e ti segna. Bravo Neto, 1-0 per lui. Guarda Ronaldo come va ad attaccare l'avversario. Ancora Ronaldo. Oh, mamma mia, che palla che ha recuperato. Palla per Gradel. Gradel prova il tiro. Bello. Attenzione. Attenzione, ancora il gol della merda. 2-0. Ottimo così, iniziata bene sta partita. Ben Yedder, perfetto. Ronaldo, vedi Gradel, buono il filtrante, Gradel si è fermato per un attimo, riesce comunque a riprendere palla Gradel, il tiro entra dentro, grande così, grande Gradel in qualche modo, riesce a segnare, fa il 2-1, accorciamo le distanze.
Palla in mezzo per Blandi a cercare Ronaldo col tiro. Ronaldo! Che gol da nulla! Ronaldo Nazario da Lima! 2-2 al 40esimo, al 39esimo. Gran bel gol. Qui vedete da girato praticamente, tiro a giro sul secondo palo, traversa rete, eccezionale. Buffon proprio non ci può mai arrivare lì. Finisce qua il primo tempo, quindi su 2-2 abbiamo recuperato per il momento e va più che bene. Ronaldo sta giocando buono, sta giocando buono. Blandi prova a lanciare Ronaldo contro Carval. Carval ovviamente è più forte di Ronaldo, invece no, Ronaldo è molto più forte, se ne va lui. Palla in mezzo per che si apre per Blandi, il nostro bomberone. No, sembrava dentro. Buona palla lì per Biglia. L'apre per Gradel. Gradel se ne va. Gradel, eccezionale Gradel. Bellucci a cercare Ronaldo, si appoggia dietro a Gradel, buono. Ancora per Ronaldo, il tiro di Ronaldo da fermo. Buffon ci mette una pezza, questo era un bel tiro. Chi è questo? Kovacic. Kovacic ci ha fumato tutti, no, 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 dai, ma è la prima azione che fa nel secondo tempo. Ma no, ma perché gli fanno anche segnare? 3-2 all'85esimo, adesso è anche irrecuperabile. Con Belluschi a battere in mezzo, cercare il testone di Ronaldo, non ci arriva, la palla però è ancora viva. No, non è più viva perché sbaglia il colpo di testa e finisce la partita. Purtroppo 3-2 perdiamo, non è tanto il risultato che conta, quello che conta per me è la prestazione di Ronaldo, che tra pochino valuteremo. Blandi 9, nonostante abbia fatto cacare, una rete per Ronaldo, un assist per Blandi, ma andiamo con la player review. Eccoci qua con la nostra rosa, che aveva delle pecche. Ovviamente le pecche erano i due giocatori assolutamente che ci sono capitati all'inizio, quindi probabilmente nei prossimi episodi cercherò comunque di mettere un budget oltre i 10.000 crediti, perché stando sotto i 10.000 crediti possono arrivare giocatori che valgono 300 crediti, perché magari li mettono a prezzi un pochino più alti. E Lustondo come terzino è assolutamente orribile, perché è proprio lento, cioè 70 di velocità a un terzino, ragazzi, è inutile, deve essere abbastanza veloce il terzino, perché deve fare delle chiusure, deve fare dei tagli, delle diagonali, eccetera, quindi non può essere lento, e Lustondo assolutamente era lento. Idem Blandi, è lento, macchinoso, non ha skill, non ha fisico, cioè non ha niente, ha 78 di tiro, ma nemmeno l'ho potuto provare, quindi sinceramente anche lui era un po' una pecca. Il resto della squadra non era male. Ora Neto, a me non è che è piaciuto più di tanto, ha fatto una cappellata sul primo gol, sul secondo gol non poteva niente, e sul terzo vabbè ha respinto come poteva, quindi diciamo da rivedere Neto. E la coppia di centrali non era male, Inigo Martinez ha fatto delle buonissime chiusure. Inigo Martinez mi è piaciuto, devo dire mi è piaciuto. Marçal anche lui ha fatto delle buone cose, ha comunque delle buone statistiche, quindi va bene. Il centrocampo pure non era male, Biglia è un ottimo palleggiatore, che sia un ottimo incontrista, Gradel molto veloce, anche un po' di skill, buono Gradel, mi è piaciuto, ha fatto anche un gol, quindi devo dire ha fatto una buonissima prestazione. Bellucci non male, ha delle buonissime statistiche soprattutto per i calci di punizione, quindi non è un malvagio centrocampista. Ma passiamo al nostro Ronaldo, che ha segnato una sola rete, una sola, perché boh, mi aspettavo di più sinceramente. Adesso con una partita non si giudica un giocatore assolutamente, ci vogliono una decina di partite per capire bene le sue potenzialità. Secondo me ha delle potenzialità immense, però in questa partita non mi ha convinto troppo, cioè non gli do il 10 assolutamente, gli do più di 9 perché è una carta assurda, fisico, velocità, l'ho detto anche prima, skill, piede debole, ha tutto, gli manca forse un pelino di altezza, ma con un pelino più di altezza sarebbe meno agile probabilmente. Quindi io a Ronaldo do 9.6, un pochino sotto Pelé, perché Pelé mi era piaciuto di più sinceramente in quella partita, però probabilmente sulle 10 partite alla lunga Pelé gli avrei dato un pochino meno e a Ronaldo un pochino di più, quindi questo è un voto per questa partita assolutamente, per quello che ho visto in game in una partita, che tra l'altro era contro un avversario un po' più forte rispetto alla scorsa volta, quindi ho potuto esaltare anche un pochino meno le potenzialità di Ronaldo. Però Ronaldo, ragazzi, se avete crediti, secondo me è il giocatore più forte del gioco, secondo me. Per questa partita forse non l'ha dimostrato, ma alla lunga lo dimostrerebbe sicuramente. Poi mi farò dire dal mio amico, che lo proverà anche in Weekend League,
come ci si è trovato con questo Ronaldo. Quindi ragazzi, io vi invito a consigliarmi altri giocatori per i prossimi episodi, vi chiedo di consigliarmi anche il prezzo minimo compratore, prezzo massimo, numero pagina e numero di giocatore per il secondo e il terzo protagonista nel caso in cui ci sia una nuova icon, oppure se c'è un giocatore di una carta NIP normale, insomma, che non sia icon, a quel punto ce ne basterebbe uno. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete fatto, passare dalla pagina Facebook e Instagram che trovate in descrizione, e vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.